Alleluia. Dio è buono. Dio è buono. Andiamo in Matteo, capitolo 25, leggeremo dal versetto 14. Inoltre, il regno dei cieli è simile a un uomo che, partendo per un viaggio, chiamò i suoi servi e affidò loro i suoi beni. A uno diede 5 talenti, a un altro 2 e a un altro 1, a ciascuno secondo la sua capacità, e subito partì. Ora colui che aveva ricevuto i 5 talenti andò e trafficò con essi e ne guadagnò altri 5. Similmente anche quello dei 2 ne guadagnò altri 2. Ma colui che ne aveva ricevuto 1 andò, fece una buca in terra e nascose il denaro del suo signore. Ora, dopo molto tempo, ritornò il signore di quei servi e fece i conti con loro. E colui che aveva ricevuto i 5 talenti si fece avanti e ne presentò altri 5, dicendo: Signore, tu mi affidasti 5 talenti, ecco, con quelli ne ho guadagnati altre 5. E il suo signore gli disse: Bene, buono e fedele servo, tu sei stato fedele in poca cosa, io ti costituirò sopra molte cose. Entra nella gioia del tuo Signore. Poi venne anche colui che aveva ricevuto i 2 talenti e disse: Signore, tu mi affidasti 2 talenti, ecco, con quelli ne ho guadagnati altri 2. Il suo Signore gli disse: Bene, buono e fedele servo, tu sei stato fedele in poca cosa, io ti costituirò sopra molte cose. Entra nella gioia del tuo Signore. Infine venne anche colui che aveva ricevuto un solo talento e disse: Signore, io sapevo bene che tu sei un uomo aspro, che mieti dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparso. Perciò ho avuto paura e sono andato a nascondere il tuo talento sottoterra. Ecco, te lo restituisco. E il suo Signore, rispondendo, gli disse: Malvagio e indolente servo, tu sapevi che io mieto dove non ho seminato e raccolgo dove non ho sparso. Tu avresti dovuto affidare il mio denaro ai banchieri e così al mio ritorno l'avrei riscosso con l'interesse. Toglietegli dunque il talento e datelo a colui che ha i 10 talenti, poiché a chiunque ha sarà dato e sovrabbonderà. Ma a chi non ha gli sarà tolto anche quello che ha. E gettate questo servo inutile nelle tenebre di fuori, lì sarà il pianto e lo stridor dei denti. Leggendo la parola di Dio, ovviamente vogliamo tutti dire amen, come è stato qualcuno ha detto amen alla parola di Dio. Però non voglio trattare diciamo la solita spiegazione di questa parabola. Ma avendo modo di riflettere in questi giorni di come l'opera missionaria globale va avanti e della partecipazione, collaborazione dei figlioli di Dio alla missione di Dio globale, mi devo fermare e chiedermi: come si fa? E come mai, avendo visitato così tante nazioni, 28 nazioni, come mai c'è un sentimento diverso in ciascuna di queste nazioni? Qualcuno si chiederebbe: ma noi non siamo una nazione prospera. Forse c'è la mentalità che qui non si prospera. Non si prospera semplicemente perché, e poi andrò oltre,
Non si prospera semplicemente perché l'ambiente in cui ci troviamo, purtroppo, determina anche il livello di fede alla quale la Chiesa sale. Non so se mi avete capito. Cioè la Chiesa cresce fino al punto dove la mentalità che è stata inculcata sin dalla nostra fanciullezza ci permette di esprimere, avere, ottenere, dare. Già qualcuno magari sta facendo una domanda, dice, sarà un messaggio sulla donazione. Fratelli, una premessa. Dio ha sempre provveduto per quest'opera, sempre. E lo posso dire garantendo la presenza dello Spirito Santo a intervenire in momenti difficili. Ma voglio andare oltre perché io ritengo che questa missione, quella che Dio ci ha affidato, non dipende dalla prosperità personale, ma dipende dalla fede esercitata anche nelle cose materiali. Gesù disse, questo è l'insegnamento, andiamo al versetto 14 all'inizio, inoltre il regno dei cieli è simile a un uomo che partendo per un viaggio chiamò i suoi servi e affidò loro i suoi beni. A uno diede 5 talenti, a un altro 2, a un altro 1, a ciascuno secondo, diciamo insieme, la sua capacità. Secondo la sua capacità. E noi vogliamo ovviamente spiritualizzare tutte le cose e dire il Signore mi provvede, il Signore mi provvede, il Signore mi provvede. Quanti noi crediamo che Dio provvede? Abbiamo già stabilito, Dio ha sempre provveduto per i suoi figli. Alleluia. Anche il salmista dice ero giovane, ero un fanciullo, adesso sono anziano, dice, ma non ho visto mai i figli del Signore mendicare il pane. Eppure i figli del Signore hanno mendicato il pane. Ce lo potremmo chiedere e dire, ma io ho visto i figlioli di Dio mendicare il pane, ma vado oltre e dico che il Signore ha sempre provveduto per i figlioli che hanno avuto fiducia del loro padre. E per questo possiamo cantare, Signore sei buono e la tua benignità dura in eterno. Lo possiamo cantare perché siamo convinti che la mano di Dio è sempre propizia per coloro che lo cercano e lo invocano anche nel tempo della distretta. Lui è presente e provvede, che dite? Certo. Eppure non saremo giudicati in base a come Dio ha provveduto per noi, ma saremo giudicati e staremo tutti davanti al trono al tribunale di Cristo per ricevere la ricompensa di tutto ciò che di tutto ciò che noi abbiamo fatto qui su questa terra. La ricompensa non è basata sulla bontà di Dio, ma sulla fedeltà dei figlioli di Dio. Siccome noi viviamo in un mondo, e permettetemi una parentesi piuttosto larga, noi viviamo siamo cresciuti in uno stato socialista, dove il governo è piuttosto socialista, cioè qui c'è il socialismo. Come per voi è la normalità? Avete sempre conosciuto questa realtà? Siete cresciuti in questa realtà? Io non sono cresciuto in questa realtà. Sono stato indottrinato diversamente da voi.
E c'è un motivo perché il Signore manda persone da fuori, da un'altra nazione, per portare che cosa? Una ottica diversa che la nazione stessa o anche il popolo di Dio in questa nazione non riesce a vedere. E uno si chiede, e come mi è stato spesso chiesto, ma come mai il Signore si muove diversamente, si muove grandemente in altre nazioni e noi qua non vediamo niente? Alcuni di voi me l'avete chiesto. Per quale motivo? Allora, ho detto che ho avuto modo di riflettere. Noi dobbiamo difenderci non solo da Satana, ma da ogni sua macchinazione. Siamo d'accordo su questo? E le sue macchinazioni sono in base all'infrastruttura mentale che è stata creata. Cioè, noi siamo cresciuti in un ambiente, questo ambiente ci ha portato a credere a certe cose anche se non sostenute dalla parola di Dio. Perché siamo stati così, per esempio. La scrittura ci dice chiaramente: date a Cesare quel che è di Cesare, date a Dio quello che è di Dio. Quanti di voi avete letto quel passo di scrittura? Eppure nella mente di alcuni credenti, non pagare tasse o cercare di farsela alla larga, di pagare tasse, è accettabile. E lo so che vi sentirete scomodi stamattina, però il Signore ci ha detto: predica tutto il consiglio di Dio. E solo uno ha detto amen. C'è bisogno di predicare tutto il consiglio di Dio o solo quello che ci conviene? Io voglio che il popolo di Dio cominci a prosperare. No. Ma vogliamo prosperare? Qualcuno si dice sì, qualcuno dice no, qualcuno dice ni. Noi vogliamo prosperare. Aspettate un momento, io devo riflettere qua. Quanti di noi ci riteniamo figlioli di Dio? E quanti di noi siamo cittadini italiani? E dopo di uscire? Chi ha detto? Qualcuno ha detto qualcosa? Noi siamo cittadini. Io no, il mio approccio alle cose di questa terra non possono essere basati sui pensieri italiani, perché l'economia di Dio trascende quella italiana. La fede non si basa su quello che il governo e la sua assistenza mi possa provvedere. Io devo dipendere da Dio e da Dio soltanto. Fratelli, alcuni di voi sapete, ma io sono ufficialmente pensionato. Lo so che ancora ho 49 anni, però ma sono ufficialmente pensionato. Ma la pensione non ho nessuna dipendenza sulla pensione. La pensione per me è la ciliegina sulla torta. La difficoltà che abbiamo spesso è quello di pensare assistenza, perché il sistema politico e governativo di questa nazione ci ha fatti dipendenti sul governo stesso, e il popolo di Dio purtroppo ha imparato a dipendere dal governo e non dal governo. Il Signore ha dato a noi, a ciascuno di noi, dei talenti, secondo la capacità di ognuno. E il Signore dice: traffica questo talento, lavora questo talento. E alla fine, vedi la mentalità.
Vedi la mentalità? Qui pensiamo sempre assistenza, assistenza, qualcuno mi assista, qualcuno mi assista, qualcuno deve intervenire, qualcuno mi deve aiutare. Fratelli, Dio, se Dio è veramente Dio, ponete la vostra fiducia in Lui, che Lui provvede per te e non solo, ti dà tutto ciò che ti è necessario per trafficarlo, per vincere, per guadagnare, per prosperare e non solo, ma per poi dare agli altri. La mentalità. Ma se hai un bisogno io, come posso aiutare gli altri? Come posso io essere di aiuto agli altri quando io sono nel bisogno? Ma scusa, se tu hai la mentalità di essere un bisognoso, perché non ti metti a faccia per terra davanti a Dio e dici: insegnami a prosperare, perché la sua scrittura, la parola di Dio mi insegna a prosperare. E il Signore dice: aspetta, tu vieni, a te do 5 talenti, vieni pure tu, a te do 2 talenti, vieni anche tu, ti do 1 talento. Questa è la mentalità di un capitalista, non di un socialista. Non sto qui a parlare della politica e dei governi, ok? Intendetemi, la mentalità che è stata costruita nella mente degli italiani, e questa bisogna ci mettere una bomba sta cosa, perché tanti nel popolo di Dio soffrono perché vivono di assistenza, assistenza, qualcuno mi assista, qualcuno intervenga, qualcuno mi venga in aiuto, aiutaci, e poi che cosa? Lo trasferiamo alle nostre preghiere: Signore aiutaci, aiutaci, e siamo sempre nel bisogno. Il Signore ci ha chiamati ad essere la testa e non la coda, e vivere sopra e mai sotto. Mentalità, dice alla persona accanto, mentalità. È il modo di pensare, questo è il modo di pensare. Purtroppo io e Lidia veniamo da un altro mondo, e venendo qua in questo mondo vediamo sempre questa dipendenza, questa volere, necessità di dipendere da qualcuno. Ma il Signore ha detto: io a te ho dato qualcosa che tu devi trafficare, e io prospererò, e io non solo, ti abbonderò per la mia opera, ti abbonderò per le mie cose. Alleluia. E poi vediamo, devo andare velocemente perché mi sento traboccante di questa parola che ho avuto diversi giorni, ma non so, è da tempo che mi lavora questa parola. Vado oltre. Dice: a qualcuno ha dato 5. Quindi Gesù, come un capitalista, dice: do 5, a te ne ho 2, a te ne do 1, secondo che cosa? Secondo le loro capacità. Socialismo, che cosa ti fa pensare? Come mai tu ce ne daste 5 a me a 2? Il socialismo che cosa fa? Togli almeno 3 di questi, prendi quei 3 e li divide, gli dai agli altri quello che ne hai dato uno, perché tutti devono avere la stessa cosa. Mentalità. Guarda caso che alla fine di questa parabola, cosa fa Gesù? Dice: al rientro, quando tratta con colui, con il servo inutile, prende il suo unico talento rimasto, e glielo dà a quello che ne aveva 2, o lo dà a quello che ne aveva 5? Oh, non secondo il socialismo o mentalità del socialismo. Mi è stato detto una volta, dice: ci sono 2 persone nel mondo, gli italiani e quelli che vorrebbero esserlo. Però girando il mondo ti assicuro che non è così. E mi dispiace dirvi, parlo e provengo da una nazione
che ha sovvenzionato il 90% della missione cristiana globale. Ma come mai il Signore ha benedetto gli Stati Uniti per sovvenzionare una missione globale? Fratelli, ascoltatemi, se pensate che sto innalzando l'America e sto mettendo giù l'Italia, state sbagliando. Non sto dicendo questo, ma sto parlando di una mentalità. Io sono cresciuto in quell'altra mentalità e non in questa. Io non ho bisogno di assistenza, io ho bisogno di Gesù, Egli è la mia provvidenza. E questo è stato insegnato e questo è inculcato nella mente degli americani. Quando si va in chiesa si parla di fede, si parla di crescita, si parla di trafficare il proprio talento, e tutti, non dico tutti paro paro, okay? Ma tutti comprendono la decima, comprendono l'offerta, comprendono il trafficare il proprio talento e farlo per Dio e non farlo per gli uomini. Non è facile smontare questo modo di pensare in questa nazione, ma ci proverò, perché io voglio che il popolo di Dio dipenda da Dio e non dal governo. E noi che siamo cristiani, è un giorno e già si parla, c'è questa discussione anche tra i fedeli, i credenti, che un giorno ci possono togliere il pane, ci possono togliere l'acqua, ci possono mettere fuori, già questo Green Pass, che non so che sta succedendo. Comunque, con tutte queste cose che stanno succedendo, già c'è una paura che sta aggrappando il cuore dei credenti, e il cuore dei credenti si sente un po' spiazzato in questo momento, non so che cosa fare. Ma la prima cosa che voglio dirti: stabilisci un rapporto personale con Gesù Cristo e sarà Lui stesso a indicarti la strada da intraprendere. Sarà Lui a provvedere per te. Sarà Lui a insegnarti come in mezzo al caos che ci può essere in una nazione, ci può essere anche la benedizione e il favore di Dio. Prendi quell'uno che hai, a quello che non ha fatto niente, dici: oh, l'ha nascosto, e così via. E Gesù gli dice: tu sai che io ero un uomo aspro, almeno lo potevi mettere in banca, e io al mio rientro l'avevo riscosso con interesse. Cioè, tu sai che io voglio guadagnare. Ma Gesù, devi essere, ma perché hai bisogno di guadagnare tu? Nota che non sta parlando di doni spirituali, perché ha dato tutto secondo le proprie capacità, non doni spirituali. Capacità. Io ho una capacità. Signore, che cosa mi permetti di fare? Io sono un amministratore, voglio essere un bravo amministratore. Sono uno che gestisce finanze, voglio essere una persona brava che sa gestire finanze. Gesù, ascoltatemi bene, Gesù è acapitalista e asocialista. Avete compreso? Gesù non dice: io sono capitalista, e non dice nemmeno: io sono socialista. Gesù è il figlio di Dio, e questo ci dovrebbe bastare. Però desidero sottolineare alcune cose, che il popolo di Dio spesso, impaurito di perdere esattamente quello che gli è stato concesso e dato, fa di tutto per risparmiarselo e tenerselo per se stesso. E alla fine ci perde. Perché alla fine il Signore dirà: come? Non sono stato io a darti un talento per trafe? Te l'avrei dato se non pensassi in qualsiasi momento, se non pensassi che tu potessi trafficare questo talento e guadagnarle altri. Guarda quegli altri due. Non era l'incapacità di questo che ne ha ricevuto uno, era la pigrizia, ma principalmente che non voleva sottomettersi alla signoria di Cristo. Cioè, io mi esento da questa situazione, io aspetto che Gesù ritorni, aspetto che Egli
Mi porti con lui e poi ti porto con lui che con un tesoro nascosto, con un talento nascosto, un talento non trafficato, un talento che poi tu volevi e io almeno, ma veniva per te. Cosa gli diremo? Quanti stanno seguendo questo? Ascoltatemi, fratelli, e questo ve lo dico con la massima sincerità, non per mettere timore ai figlioli di Dio, ma io credo che ci saranno giorni nella Chiesa dove le visitazioni angeliche saranno molto più frequenti. Qualcuno magari si chiede che cosa vuoi dire. Io parlo come di Elia. Elia aveva bisogno di mangiare. Il Signore manda il suo angelo, gli porta pane, gli porta carne, gli porta da mangiare. Mangia, alzati e mangia. Io credo che il Signore farà lo stesso. E tutti coloro che sono fuori dal contesto di una relazione con Gesù Cristo, rimarranno perplessi perché i cristiani sopravvivono in modo miracoloso. Abbiamo cantato stamattina la via miracolosa, ma ci crediamo che Dio, il nostro Dio, è un Dio miracoloso? Ci crediamo oppure abbiamo bisogno di assistenza? È un giorno che ci toglieranno l'assistenza. Come faremo? Io ti dico che Gesù è meglio dell'assistenza del governo italiano. Ma come lo fa? Tu non hai idea come lo fa. Manda i suoi angeli. Lo fa attraverso i suoi angeli. Ti manda ciò che è necessario, perché Dio è fedele alla sua parola. Egli non mente. Non mente. Un altro passo di scrittura, Matteo capitolo 20, andiamo al versetto, vediamo qua, versetto 1. Un'altra parabola. Alleluia, versetto 1, Matteo 20, versetto 1, dice: il regno dei cieli infatti è simile a un padrone di casa che di buon mattino uscì per prendere a giornata dei lavoratori e mandarli nella sua vigna. Accordatosi con i lavoratori per un denaro al giorno, li mandò nella sua vigna. Questo è in prima mattinata, ok? Uscito poi verso l'ora terza, ne vide altri che stavano in piazza disoccupati. Dice, e disse loro: andate anche voi nella vigna e io vi darò ciò che è giusto. Notate queste parole: e io vi darò, diciamo insieme, ciò che è giusto. Ed essi andarono. Versetto 5, uscito di nuovo verso l'ora sesta e l'ora nona, fece altrettanto. Uscito ancora verso l'undicesima ora, ne trovò altri che se ne stavano disoccupati e disse loro: perché ve ne state qui tutto il giorno senza far nulla? Essi gli dissero: perché nessuno ci ha presi a giornata. E gli disse loro: andate anche voi nella vigna e riceverete, cosa dice? Ciò che è, diciamo insieme, giusto, diciamo, giusto. Poi, fattosi sera, il padrone della vigna disse al suo fattore: chiama i lavoratori e paga loro il salario, cominciando dagli ultimi fino ai primi. E venuti quelli dell'undicesima ora, ricevettero ciascuno un denaro. E quelli hanno iniziato a lavorare in prima mattinata, sicuramente si è dato un denaro a loro, a quelli dell'undicesima ora, immagina quanto ne darà a noi. E dice: quando vennero i primi pensavano di ricevere di più, ma ricevettero anch'essi un denaro per uno. Nel riceverlo mormoravano contro il padrone di casa,
dicendo: questi ultimi hanno lavorato solo un'ora e tu li hai trattati come noi che abbiamo sopportato il peso e il caldo della giornata. Ma egli rispondendo disse a uno di loro: amico, io non ti faccio alcun torto, non ti sei accordato con me per un denaro? Prendi ciò che è tuo e vattene, ma io voglio dare a quest'ultimo quanto a te. Non mi è forse lecito fare del mio ciò che voglio? O il tuo occhio è cattivo perché io sono buono? Notate, qual è la parola che abbiamo ripetuto? La parola è: io ti darò ciò che è giusto. Ma secondo alcuni non era giusto. Ma la nostra giustizia non è la giustizia di Dio. Anzi, noi dovremmo vedere le cose come li vede Dio. La definizione della follia è fare qualcosa e fallire, ma continua a fare la stessa cosa, usando gli stessi metodi, e continuare a fallire. Questa è follia. Ma la vera saggezza è di chiedere a Dio esattamente come bisogna fare per prosperare. Come possiamo noi prosperare? Nota che qui Gesù dice: i soldi sono i miei, ti ho invitato a lavorare, ti ho detto che ti pagavo alla giornata, e quindi io posso fare quello che voglio. E se avessi pagato, se Gesù avesse pagato quelli della prima ora del mattino a lavorare, gli avrebbe dato un denaro e poi avrebbe dovuto dare a quelli dell'ultima ora ovviamente un centesimo. E noi la chiameremmo equità. Tu la chiami equità? Gesù la chiama diversamente. Se io voglio dare a qualcuno quello che gli voglio dare, a te che ti interessa? Diciamolo a modo nostro. Vi ricordate Pietro che seguiva dietro Gesù? Gesù, un momento. Tu hai detto che io ti avrei glorificato secondo la mia morte e poi vai in giro a dire che Giovanni vivrà per sempre. Non capisci questa cosa? C'è mancanza di equità in questo discorso. Quindi mi devi delucidare in mezzo in questa questione. E Gesù che cosa gli dice? Fatti fatti tuoi. Alla messinese, fatti fatti tuoi, a te che ti interessa. Io faccio le cose secondo come li voglio fare. D'altronde, il regno di Dio non ha sindacati. E nelle chiese si vogliono costruire dei sindacati. Perché ci deve essere equità. È meritoria la cosa, cioè dopo tutto questo tempo che io ho servito, cosa disse? La scrittura dice: io onoro coloro che mi onorano e sono astuto con gli astuti. Questo è il Dio che servo. E sia capitalismo e sia socialismo non hanno niente a che fare con questo modo di Dio. Però sottolineo qualcosa. C'è un governo che funziona e c'è un altro governo che non funziona. C'è un governo che permette alla gente di prosperare secondo le loro capacità, lavorare quanto vogliono lavorare e prosperare, come succede negli Stati Uniti. Voglio anche dirvi qualcos'altro, che gli Stati Uniti e questo governo di ora sta facendo guerra al cristianesimo, e si vuole ad ogni costo piegare gli Stati Uniti, perché c'è una missione globale, è quella di sottomettere tutti i popoli e controllarli.
L'unica nazione che ancora riesce a fare resistenza a questo modo di pensare è gli Stati Uniti. Perché si stanno ammazzando per già essere in America? Che il Signore ci aiuti a comprendere che il regno di Dio è al di sopra di ogni altro governo. La scrittura dice che alla fine tutti i regni di questo mondo saranno i regni del nostro Dio e del suo Cristo. Tutti i regni, incluso quello italiano, incluso quello americano, tutti i regni del mondo saranno sottomessi all'autorità di Gesù Cristo e lo scettro sarà nelle sue mani e nelle mani di tutti coloro che hanno fedelmente eseguito i suoi ordini e hanno fatto il suo volere. Per questo mi è piaciuto quel cantico, dove è quello di servirlo, come si chiama quel cantico? La maestà si chiama? Tua maestà. Di servirlo, il volere, il desiderio di servirlo, non perché lo vogliamo servire, non per ottenere qualcosa per noi stessi, ma per ottenere qualcosa per il Re. Stavo leggendo un libro e ho letto qualcosa che mi ha veramente colpito. E andremo oltre, velocemente. Alcuni sono più propensi a portare avanti la propria ragione anziché portare avanti l'unità. Sono più propensi a sacrificare l'unità per portare avanti le proprie ragioni. Spesso mi avete sentito dire, se fossimo nei giorni della Chiesa, all'inizio della Chiesa, avessimo saputo che Pietro aveva rinnegato Gesù, forse non l'avremmo fatto predicare nelle nostre comunità. Tu hai rinnegato Gesù, lungi da noi. Eppure vediamo che Pietro è il primo a parlare quando si trovano nell'alto solaio, dopo aver rinnegato Gesù. Stiamo parlando di pochi giorni dopo, si trovano lì nell'alto solaio ed egli parla e dice, nella scrittura dice che qualcuno deve prendere il posto di colui che ha rinnegato, cioè ha tradito Gesù, il posto di Giuda. Dice, qualcuno deve prendere il suo posto. E quindi fanno come lotteria, come si dice, fanno a sorte, si tirano a sorte, e c'era uno chiamato Giusto e l'altro si chiamava Mattia, e hanno fatto tirata a sorte e la sorte è caduta su Mattia. E quindi hanno preso Mattia e gli hanno imposto le mani sicuramente e gli hanno detto, adesso tu prendi il posto di Giuda. E così la scrittura è adempiuta. E sicuramente qualcuno avrebbe pensato, in mezzo a questi 120 che erano nell'alto solare, dice, ma a te chi ti dà questa autorità? Tu hai appena rinnegato Gesù, chi ti crede di essere? Sicuramente qualcuno l'avrà pensato, ma per amore dell'unità hanno fatto silenzio. E magari queste cose non sono giuste, se fa ostisso, per amore dell'unità. Ascoltatemi, lo Spirito Santo viene dove c'è l'unità e chi in questa casa promuove divisione, il Signore stesso tratterà con voi. Nel nome di Gesù sarà fatto. Perché l'unità in questa casa deve essere protetta ad ogni costo. La scrittura ci insegna, custodisci, ci dice la parola, anzi studiati, lavora per custodire l'unità dello spirito nel vincolo della pace. Ce lo dice Efesini, Paolo lo scrive a Efesini capitolo 4, dice custodite, dice lavora per questo. Non dice Signore fallo tu. Ritornando
al messaggio. La scrittura è molto chiara che Dio stesso porterà avanti il suo progetto e lo farà con determinazione e con giustizia. Non chiuderà un occhio, in particolare non in questi giorni in cui noi viviamo, perché i giorni si stanno, cioè le cose stanno diventando sempre più intensi e diventeranno sempre più intensi per la casa di Dio, per il popolo di Dio. Vi dico qualcosa prima di andare all'ultimo passo che voglio trattare. Quando non siamo al servizio delle cose di Dio, ci impegniamo con ogni tipo di barbaria pensabile. Problemi e divisioni nella casa succedono perché le nostre mani non sono attive nel trafficare il talento che Dio ci ha donato e trafficarlo per Lui. Un passo di scrittura che in questi giorni, vi ricordate quando mi sembra che era un giovedì sera forse, quando abbiamo letto la storia di Abramo ed Eliezer, quando ha detto metti la mano sotto la mia coscia, vi ricordate quel messaggio? Okay. Forse era domenica, non lo so. Andiamo allo stesso passo, Genesi 24. Alleluia. Diciamo insieme la ricompensa. Il Signore vuole grandi lavoratori qua. Operai che non si vergognano e che non si vergogneranno quando staremo tutti insieme davanti al tribunale di Cristo. Non proveremo vergogna. Tutto ciò che Dio ci ha chiamato a fare lo porteremo avanti secondo come Lui ci guida a farlo. Siamo d'accordo? E questo vale per tutti noi. Chi vuole partecipare sia subordinato a quest'opera e alla visione di quest'opera. Se no, ci sono altre opere fuori, andate a trovarne una che meglio accompagna le vostre idee e andate lì. Perché qui non sacrificheremo l'unità dello Spirito, non lo faremo. E ci fu silenzio. Genesi 24, versetto 10. Alleluia. La storia di Rebecca. Dice, poi il servo prese 10 cammelli fra i cammelli del suo signore e partì portando con sé ogni sorta di beni del suo signore. Egli si mise in viaggio e andò in Mesopotamia, alla città di Naor. Versetto 14. Dice, fa che la fanciulla alla quale dirò, Dea, abbassa la tua brocca perché io beva, e che mi risponderà, bevi e darò da bere anche ai tuoi cammelli, sia quella che tu hai destinata al tuo servo Isacco. Da questo comprenderò che tu hai usato benita presso il mio Signore. Egli non aveva ancora finito di parlare, quando ecco uscire con la sua brocca sulla spalla Rebecca, figlia di Betuel, figlio di Milca, moglie di Naor, fratello di Abramo. Versetto 16, molto importante, la fanciulla era molto bella d'aspetto, vergine, e nessun uomo l'aveva mai conosciuta. Ella scese alla fonte, riempì la sua brocca e risalì. Tanto per darvi un quadro, c'erano due tipi dove ritirare l'acqua. Due tipi, c'era un pozzo. Il pozzo che conosciamo noi come una cisterna, che c'è, come si chiama, Carugola, e poi si scende il secchio nell'acqua e poi si tira, e ne vediamo, li vediamo spesso, questa Carugola si chiama, questa viene usata anche da coloro che sono muratori, insomma, che lavorano nel campo dell'edilizia, lo usano, ok?
E questo è un tipo. Poi ce n'è un altro tipo ancora, dove si scavavano i pozzi per raggiungere l'acqua. E scavando, ovviamente si scendeva sempre nel profondo. Arriva questo Eliezer, il servo di Abramo, arriva Eliezer si ferma e prega: Signore, la prima ragazza che esce, che mi porta dell'acqua, e poi chiede anche di abbeverare i miei cammelli, che sia questa la ragazza. Salire da quel pozzo, secondo gli archeologi, c'erano da 20 a 30 scalini e una brocca conteneva intorno a 18 litri d'acqua. Immaginiamo, facciamoci un quadro. 18 litri d'acqua, un litro equivale a un chilo. Ok? Quindi ogni volta che scendeva si metteva sulle spalle 18 chili della brocca e saliva da 20 a 30 scale per uscire dal pozzo. Perché dalla scrittura vediamo che egli risalì, cioè scese e risalì. Ok? Appena risalì quella volta, la prima volta, la ferma Eliezer e dice a Eliezer: dammi un po' d'acqua da bere. Sì, mio signore. Lei toglie la brocca dalle spalle e dà da bere ad Eliezer. E poi dice: vedo che hai 10 cammelli inginocchiati, cioè dopo un lungo tragitto percorso in mezzo al deserto, io li vedo lì, adesso io darò da bere anche ai cammelli. Dopo un viaggio del genere, si stima che questi cammelli bevessero da 113 fino a 195 litri d'acqua, ciascuno. Facciamone conto. Da 113 moltiplicato per 10, come minimo erano 1130, e quindi ha dovuto scendere. Non solo, ma la scrittura, quello che mi colpisce, il versetto 16 dice: ella scese alla fonte, riempì la sua brocca e risalì, e poi dice il versetto 20: in fretta vuotò la sua brocca nel bevratoio, corse di nuovo alla fonte, cioè è scesa nuovamente 20 scalini con una brocca vuota per riempirla e mettere altri 18 chili sulle sue spalle e poi risalire nuovamente per abbeverare come minimo tutti questi cammelli. Ci sono voluti 62 volte, ha dovuto scendere per prendere 18 chili e portarli. Quanti noi l'avremmo fatto? Io a te non ti conosco, non ti conosco e nemmeno mi sento di abbeverare i tuoi cammelli. Ma la scrittura dice che Rebecca in fretta scese nel pozzo e risaliva, e l'ha fatto 62 volte. Chissà quanto tempo ci è voluto. Instancabile. E la scrittura ci dice: siate instancabili, irremovibili nelle cose di Dio, perché il Signore non dimentica il vostro servizio. E concludo. Dice la persona accanto: ma che ne sapia? Ma siete deboli davvero? Ma che ne sapia? Che cosa non sapeva? Che aveva abbeverato tutti i cammelli che portavano beni per lei. Dio sa come ricompensare i suoi che si danno all'opera di Dio e servono non perché gli sta arrivando la benedizione, ma perché vede la necessità e si danno all'opera
e non lo fanno. Vediamo, speriamo che il pastore mi vidi. Speriamo che mi vidi, speriamo che il pastore Davide mi vidi. Ma fratelli, siamo qui per servire i pastori o siamo qui per servire Gesù Cristo? Questo è il suo regno, questa è la sua casa, questa è la sua chiesa. Noi siamo i suoi e serviamo soltanto lui. Ma la mentalità che ci è stata creata, o l'infrastruttura mentale che ci è stata propinata da questo tipo di governo, ha strutturato il nostro modo di pensare che qualcuno si deve impegnare per prendersi cura di me, assistermi. Io ti dico invece, la Chiesa deve cominciare ad assistere altri e permettere che Dio stesso ti porti i cammelli. Alziamoci in piedi. La ricompensa è direttamente connessa alla fedeltà del tuo servizio. Fratelli, io non sono qui, come ho detto prima, non sono qui per parlare di donazioni soltanto, ma sto parlando della tua vita, che la vita che Dio vuole benedire. E mentre tu vieni qui sperando che Dio in qualche modo ti assista, non hai in mente di assisterti. Signore, non vedi che questi carri del faraone ci stanno dietro? Che cosa ha detto Dio? Attia, Mosè, che cosa hai in mano? Che cosa ti ho dato? Mettila all'opera. Alza quel bastone, colpisci le acque e le acque si divideranno. Dio non soffia se tu prima non alzi il bastone e colpisci le acque. Dio non soffia. Lo Spirito Santo non viene se prima non si sviluppa l'unità nella Chiesa e si custodisce l'unità nella Chiesa. La Chiesa deve essere unita di pari sentimento. Lo Spirito Santo non è sceso per portare l'unità nella Chiesa, ma è sceso perché c'era unità nella Chiesa. Poi vogliamo che il Signore ci benedica, che il Signore ci prosperi. Il Signore fa poco e niente se non prima il popolo di Dio si mette in linea e in riga con i suoi principi. Rebecca è stata benedetta perché lei preferiva servire che avere ragioni. Chissà forse cosa avremmo pensato noi in quella situazione. Non sono i nostri cammelli? Il socialista pensa in quella maniera. Io non sono i miei. Si pasciu pasciuni. Ma Rebecca ha servito premurosamente, ha servito perché l'unico interesse che aveva è di finire un compito che aveva iniziato. Non troviamo nella scrittura, dopo essere scesa una decina di volte, disse: per favore, qualcuno mi aiuti. Io credo che l'energia che lei aveva l'ha ottenuto mentre scendeva e saliva. La grazia di Dio. E Paolo disse: non io, ma la grazia di Dio che è con me compie l'opera. Padre, noi siamo i tuoi. Tutto ciò che si fa in questa casa sia per l'onore del tuo nome. I nostri cuori ti sono grati e riconoscenti per la tua fedeltà, perché tu sei fedele alle tue promesse. Signore Gesù, tu sei il capo della Chiesa. E come tu hai protetto quest'opera, la continuerai a proteggere. E noi ti ringraziamo per la tua fedeltà. Signore, benedici il tuo popolo e fa che tutti possano mettere la mano all'aratro
e chiederti: Signore, come posso io trafficare il talento che mi hai dato? Che cosa posso fare? E mettersi all'opera per l'avanzamento del regno di Dio. Signore, sii tu a governare questa casa e dai, Signore, saggezza e sapienza ai conduttori di quest'opera, affinché il regno di Dio possa prosperare nelle vite e nei cuori dei tuoi figli. Questo te lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. L'Eterno vi benedica e vi custodisca. L'Eterno faccia risplendere il suo volto su di voi e vi dia pace. Che egli allontani la malattia e la discordia dalle vostre case e vi dia grande pace. Nel nome di Gesù, e il popolo di Dio dice: Amen. Andate in pace.